software, dati e process. Vedete la complessità a cui si può arrivare. Allora, andiamo con la parte demo, mentre cerco di parlare su questo. E quello che vedete, diciamo, questo è un portale che è stato dedicato a questo tipo di applicazioni, diciamo, che gireranno agli aiuti delle piccole imprese. E quello che noi vediamo qui è diciamo, l'informazione, come ci si entra nel tipo di informazione di Megola. Poi facciamo la demo. Per cui l'utente entra nell'ambiente di Megola, accede dei servizi, per esempio il servizio che dovremmo vedere, il servizio di AlgaBlu, quindi la misurazione della clorofilla, diciamo, in vai avanti. Quello che sta cercando di vedere qui è che il sistema è molto più aperto, nel senso i dati che sono dietro, dipende dalla scala dei dati che ha messo dati dentro. Siccome ESA gestisce i dati su tutto il Mediterraneo, i dati sono molto più ricchi, ma il caso specifico che guardiamo è il caso sul Mediterraneo. Allora, l'utente, questa piccola impresa, runna questi dati, cerca di vedere quanto sono disponibilità, ha trovato un certo numero di dati e può accedere a dati che sono localizzati a vari posti dentro la rete Megala e fuori dalla rete di Megala, decide di processare, diciamo, per esempio va bene questo dato perché copre l'area di interesse, diciamo, e parte, diciamo, per il processamento di questi dati, decide qui di usare, diciamo, un certo tipo di macchine, qui per esempio usa il cluster che si chiama CE05 e lancia, prepara a lanciare l'applicazione e parte l'applicazione. Quello che succede è che viene gestito in maniera dinamica la sequenza dei task che deve essere eseguite, diciamo, nell'infrastruttura, non sapendo più quali macchine deve fare qualcosa, non sapendo più dove sono i dati. Quindi il sistema ha scoperto dove erano i dati, ha trovato le risorse necessarie per processare, sottomette il job. Quindi vedete che questa è un'attività interattiva con la rete Megala, e il sistema parte, ha preparato, diciamo, sta ora realmente girando, e uno può verificare lo stato dove sta il tipo di process in questo momento. Però se noi possiamo, per esempio, e questo prenderà, perché questo è un po' più complesso, nonostante la rete ad alta velocità delle macchine disponibili, deve andarsi a cercare i dati, deve spostarsi i dati, deve fare il prossimo. Diamoci un risultato. Questi qua. Ah, questi tappeti. E questo è, diciamo, per esempio, su quell'area che abbiamo guardato prima, è stato processato questo prodotto mescolando dati di una settimana e tirando fuori il valore, il contenuto di fitoplancton, in questo caso era il sistema, diciamo, la superficie delle alghe che sono misurabili dalla superficie del mare, e lì vedete la costa del Lazio con la situazione in quel momento di questo parametro. Questo parametro è integrato, direi, con la temperatura del mare, alla fine può dare informazioni sulla qualità dell'acqua del mare, se ci sono inquinamenti o no, può dare informazioni ai pescatori per dire ci sono probabilità di più pesca da fare in una certa zona, e è usato anche poi per la parte modellistica per fare per esempio le previsioni del tempo sul mare nel prossimo. Penso che ci fermiamo qui, non so se gli manca Gaetano. Comunque, per la recitazione, semplicemente, qua dipendono anche un pochino le scansioni fatte da satellite, qui si può notare, effettivamente, quindi sono quelle immagini che sono state riviste, rivalutate e campionate tramite la rete Megala, quindi tutto è questo. Queste sono tutte le altre che si trovano a una media su 28 immagini, quindi sì, il calcolo è abbastanza pesante quello che sta succedendo, quindi non si potrebbe vedere in tempo reale, perché comunque l'elaborazione dura qualche minuto. C'è la domanda lì? Con che frequenza vengono prodotte queste immagini? Allora, diciamo, la complessità di questi dati è i satelliti passano, sono vari satelliti che passano, diciamo, con la loro scadenza. Tipicamente sul mare per questo tipo di satellite c'è una copertura completa ogni 3 giorni.
però siccome sono vari satelliti, ogni giorno si riesce a fare la migliore copertura, diciamo, ed in temperatura e in, in alghe, in clorofilla, mescolando appunto i dati di vari satelliti. E questi sono, avete visto prima con l'animazione che abbiamo visto nella presentazione su tutto il Mediterraneo, quello è un prodotto che viene generato ogni giorno a mezzogiorno ed è quello il momento in cui viene usato per darlo a chi fa le previsioni sul mare.